alto vediamo quanto essa sia fragile. Ho imparato veramente ad amarla e negli ultimi 6 anni, da quando sono rientrato, ho visto come il vostro futuro stia cambiando a causa dell'uomo. Allora guardatevi intorno, dietro di voi forse c'è il mare, c'è qualche spiaggia. Immaginate se questo non ci fosse, se non fosse più possibile ammirarla. Un universo senza la Terra potrebbe essere un universo senza vita, sicuramente un universo senza uomo. Allora il mio invito è di pensare, semplicemente fermarmi a pensare tutte le volte che interagite con il mondo, pensate che non vi appartiene ma appartiene al futuro di chi verrà dopo di voi. Ed è questo il momento per agire. Esistono due modi di unire la gente. Uno è quello di creare un nemico, uno è quello di creare un grande sogno. Io voglio darvi entrambi. Voglio darvi un sogno di umanità che oltre a prendersi cura del proprio pianeta è in grado di guardare molto oltre, spingersi al di là della nostra atmosfera, viaggiare verso la Luna, verso Marte, verso le stelle. E poi voglio darvi anche un nemico. Il nemico di adesso non è l'umile, l'ultimo, chi è privato dei suoi diritti. Il nemico di oggi è il cambiamento climatico. Sta a noi fare tutto quello che possiamo, ogni piccolo gesto per cercare di prevenirlo e di conservare un futuro in cui quel mare che avete dietro di voi o davanti a voi, quella gioia di vivere e quel sole che vi illumina i volti sia ancora presente per tutti. Si vede di più di qui, c'è da dire.